Bentrovati a tutti alla nostra rassegna stampa da Massimiliano Spiriticchio al microfono, Natascia alla parte tecnica e da tutti noi di Radio Speranza in blu. Apriamo come sempre con il quotidiano Il Centro, che in primo piano titola: madre e figlio uccisi in via Tibullo, scene da film splatter, violenza inaudita. E poi ancora la cronaca: sorpreso a spacciare droga a due minori, ventenne arrestato. Il Centro dedica poi un titolo a Santo Stefano, che definisce Santo Stefano di Sessagno la seconda casa degli inglesi, è qui. E invece ci spostiamo sulle pagine online di Rete8.it, che titola ancora sulla cronaca: Pescara, duplice omicidio, una vera mattanza. Beccato mentre cedeva hashish a due minorenni. Stessi titoli dunque in primo piano del centro. E ancora: è morto Ermando Parete, era scampato a Dachau. Appunto la notizia della scomparsa di questo testimone di quanto accaduto in quegli anni. E invece ci spostiamo sulle colonne del Messaggero Abruzzo, che in primo piano titola: L'Aquila estorceva soldi a un prof, 3 anni all'ex rettore. Questa appunto l'accusa che ha determinato una condanna, ma c'è stata la richiesta di appello da parte dei legali di questo ex rettore. E poi un titolo sportivo: Lanciano Calcio, rischio penalità deferimento per presunte irregolarità. Andiamo a vedere invece i titoli di primadanoi.it. Il quotidiano online apre con una notizia sulla fiera e quello che definisce lo strano caso della Solis Green Log, la startup innovativa di tra virgolette famiglia. Poi il quotidiano diretto da Alessandro Biancardi titola: innovano ed investono, ecco le 180 aziende finanziate con 8 milioni di euro dalla Regione Abruzzo. 8 milioni di euro, scrive primadanoi.it, per un cofinanziamento che equivale a 50 milioni di euro interamente destinati al sistema delle piccole e medie imprese. Sono 180 le aziende selezionate, scrive primadanoi.it, per i loro requisiti su 220 candidature, che riceveranno un contributo all'investimento nell'innovazione di processo grazie a un bando varato dalla giunta regionale e conclusosi con una risposta inaspettata delle imprese. Ha fornito i dati il vicepresidente della giunta regionale con delega allo sviluppo economico Giovanni Lolli. Per Lolli questo bando, dotato delle risorse del FESR 2007-2013, ha consentito alla Regione Abruzzo di segnare il traguardo del 106% della spesa, nonostante si fosse partiti, dice, prima dell'insediamento della giunta D'Alfonso, da un arretramento del 50% con lo spettro della perdita dei fondi. Ora siamo in overbooking, spiega Lolli, e siamo riusciti ad ottenere il risultato senza far ricorso ai progetti sponda. Peraltro, per questo bando che finanzia l'innovazione di processo, abbiamo ottenuto una specifica autorizzazione dell'Unione Europea. Lolli si è quindi soffermato ad analizzare lo stato di salute del sistema industriale abruzzese, che a suo avviso si muove con una doppia velocità: quella della grande industria, che in Abruzzo investe, cresce e che ha agganciato la ripresa, e il sistema delle piccole e medie imprese, che è tuttora in sofferenza. Le piccole e medie imprese scontano anzitutto la difficoltà di accesso al credito, ma è chiaro che, rappresentando il 94% di tutta l'industria regionale e il 53% degli occupati, è un dovere occuparsene. La giunta in precedenza ha finanziato progetti destinati ai confidi e all'internazionalizzazione delle reti. La nostra linea, chiude Lolli, è fare in modo che di concentrare le risorse verso le PMI per sostenerne il definitivo decollo. Questa la notizia riportata da primadanoi.it. Noi ci spostiamo invece su cityrumors.it, che titola: Pescara, la guerra dei manifesti continua, il debito tra Achille ed Erminio arriva in periferia. E ancora: Pescara, documento obbligatorio per entrare in comune, ingresso libero. Questa è la precisazione dell'assessore Di Pietro. E ancora: cityrumors.it dà spazio al piano spiaggia, titola: 3.000 metri quadri di nuove costruzioni via i gazebo in inverno. Aumenti massimi dello 0,51%, questi i nuovi volumi previsti dal nuovo piano demaniale di Pescara, presentato dal sindaco Alessandrini e dal vice Del Vecchio, che ora
dovrà essere esaminato ed approvato in Consiglio regionale. Piano e cubature sono stati illustrati in presenza dei tecnici e funzionari del settore comunale di competenza che ha provveduto ad elaborare la bozza. L'ultimo piano spiaggia risale al 2007, ha spiegato il vice sindaco. Il nuovo interessa circa 60 ettari. L'arenile di questi 54 ettari sono in concessione a 98 strutture balneari e circa 6 ettari destinati invece a spiaggia libera. Poi ci sono tutta una serie di precisazioni che appunto cityrumors.it riporta e insomma si parla anche di 55 concessioni che sono già oltre 250 metri quadri di superficie, mentre 43 stanno al di sotto. Queste le precisazioni che arrivano appunto dal comune di Pescara e che cityrumors.it riporta. Noi andiamo invece a Chieti, dove il quotidiano online locale chietitoday.it mette in primo piano la notizia sulla nuova soprintendenza. Sarà a Chieti la conferma del MIBACT, il Ministero per i beni e le attività culturali e turistiche. Poi sottopasso Madonna delle Piane, navetta gratuita fino a fine febbraio. E andiamo invece sul pescara.it che dopo aver dato anche qui risalto in primo piano alla notizia, tutti gli aggiornamenti sono notizia di cronaca relativa al duplice omicidio avvenuto qualche giorno fa, titola poi tagli assistenza domiciliare, Forza Italia attacca Alessandrini. C'è la notizia appunto delle polemiche legate a questo fatto. Invece l'opinionista.it titola Teramo contratto per centinaia di euro ad anziani e ancora Santo Stefano di Sessagno, terra dimenticata, terra recuperata. Infine il capoluogo.it, quotidiano online aquilano, soprintendenza unica Chieti, è solo guerra di campanili, e questa è la riflessione del capoluogo.it che dice la decisione di istituire una sede unica della soprintendenza Chieti scatena polemiche all'insegna del tra virgolette campanilismo. Ma si tratta solo di campanilismo? Si chiede appunto il quotidiano online aquilano. E con questo noi ci salutiamo, a risentirci alla prossima rassegna stampa puntualissima domani.